A presto, Bisù! Divertiti! Ciao, mamma! Ciao, papà! Ciao! Oh, stai facendo un gran bel lavoro, Su. Tra poco l'aiuola sarà pronta per essere seminata. Mi piace il giardinaggio. Quando sarò grande, voglio avere anch'io un orto da curare. Proprio come il tuo, nonno. Anche se la mia verdura non sta crescendo bene ultimamente. Il terreno non è abbastanza fertile. Le lumache sono carine, ma anche dannose. Si fanno largo fra la mia lattuga e se la mangiano. Ehi, andatevene, lumache! Lasciate subito in pace la nostra verdura. Non credo che ti diano retta, Su. Su! Nonno! Il pranzo è pronto! Non sono solo le lumache a doversi nutrire. Ehi, lumache! Non pappatevi tutta l'insalata! Dopo mangiato, zapperemo dove il suolo è più buono e ripianteremo un po' di verdura. Oh, hai già finito tutto, Su? Dovevi avere una grande fame. Sì, e molta anche. Ora posso andare a vedere le lumache. Il nonno è veramente fortunato ad avere un giardiniere bravo come te. Già, è un bravo aiutante. Posso alzarmi da tavola, nonna? Vai pure. Vieni anche tu, nonno? Non ho ancora finito la mia macedonia e c'è ancora il caffè. Non so come a voi grandi possa piacere il caffè. Ha un odore così forte. Va a controllare le lumache, arrivo subito. Oh no, cos'è successo? Non possono essere state le lumache a fare questo. Qualche altro animale ha scavato le buche. Nonno, corri! Che succede? Guarda! Ah, a quanto pare ci ha fatto visita un ospite. Chi? Una talpa. Una talpa? Sì, un piccolo animale scuro che ogni tanto viene a fare un giro nel nostro orto. E come mai ha scavato tutte queste buche? Non è molto bello. È così che fanno le talpe. Vivono nelle tane sottoterra e quando emergono in superficie formano dei piccoli cumuli di terra come collinette. Collinette di terra, eh? Già, dobbiamo imparare a convivere con loro. Forza ora, al lavoro! Sbarazziamoci di queste collinette! Dove mettiamo il terriccio che avanza dall'aiuola? Oh, lo aggiungeremo alla terra dell'orto, la rivolteremo e il terreno sarà più ricco. Allora significa che le talpe ci hanno aiutato! Ah, sì! Immagino che sia così. Insieme formiamo una squadra perfetta, non credi? Oh, certo che sì! Aspetta, lascia che ti aiuti a spingerla. Scusa tanto, nonno. Non c'è problema, Su. Ma ricorda, una buona squadra lavora sempre insieme. Ciao! Tranquille, voglio solo spostarvi lontane da qui. Ora bisogna annaffiare per bene, vero nonno? Abbiamo fatto un gran bel lavoro. Ma come facciamo se la talpa torna e rimette sotto sopra il nostro orto? Dobbiamo trovare un modo perché non lo faccia più. Quale? Diamo un'occhiata al mio libro di giardinaggio. Ecco qua, la talpa. Questo piccolo e simpatico animale dal naso pronunciato teme i volatili. Hai sentito, Puck? Le talpe hanno paura di te. Alle talpe non piacciono gli odori forti, né stanno alla larga. Questo è interessante. Potremmo usare qualcosa di puzzolente per tenerle lontane. Puzzolente, dici? Che ne pensi del caffè? Sì, potrebbe anche funzionare. Nonna, è avanzato un po' del vostro caffè?
Ce n'è ancora nella caffettiera. Stavo proprio per gettarlo via. Perché? Lo vuoi assaggiare? No, grazie, nonna. Ci serve per tenere lontana la talpa dal nostro orto. Oh, ottimo. Ecco qua. Grazie, tesoro. Fatto. Vedrai, la talpa non tornerà a scavare altre buche. Mi auguro proprio di no, ma come facciamo con il resto del giardino? Già, dobbiamo proteggere anche lui. Idea, perché non la catturiamo? E poi la spostiamo vicino alla staccionata, così forse si metterà a scavare laggiù. È un'ottima idea, Su. Dovrei avere qualcosa in garage per catturarla. No, questa serve per pescare i pesci. Il retino andrà benissimo. Sei sicuro? Sì, l'ho usato una volta per prendere le farfalle. Beh, in questo caso... Certo che per prendere una talpa serve molta pazienza. Oh, sta arrivando! Oh! Shh. Su, il retino! Oh, no! Oh, eccola qua di nuovo! Oh, è di nuovo scomparsa! È là! E ora è di là! Oh. Credo che il retino l'abbia spaventata. Forse se n'è andata per sempre. Non ne sarei così sicuro. Le talpe sono delle piccole creature testarde. Tornerà, vedrai. Visto? Eccola di nuovo! Mi fa il solletico! Devono essere i suoi artigli. Ha delle zampe unghiate e lunghe con le quali scava le buche. Non avvicinarti troppo, Puck, o si spaventerà. Non preoccuparti, non voglio farti male. Vogliamo solo proteggere il nostro giardino. Quindi ti sposterò vicino alla staccionata, dove potrai scavare tutte le buche che desideri. Allora, ti va? Visto, sembra che abbia capito. Oh. A presto, signora talpa. Ottimo lavoro, Su. Non avremo più buche adesso. E grazie a lei che ha zappato per noi, ora il terreno è più fertile. Le verdure cresceranno ancora più belle e rigogliose di prima. Urrà per la signora talpa! E ora, Su, dato che dovremo girare di nuovo la terra, dimmi, quale zona dell'orto ti piacerebbe avere tutta per te da poter curare? Ormai sei in grado di farlo. Vuoi dire che avrò un orto tutto mio? Wow! Grazie mille, nonno! Sì, evviva! Ciao, siamo tornati! Mamma, papà! Hai passato una bella giornata, Su? Oh, sì! Sai che ho fatto amicizia con una talpa? Davvero? Sì, venite! Ecco, è qua! Salve, signora talpa! Ti piace la nuova casa? Oh, sembra proprio che ti stia rispondendo! Sapete che cosa farò quando sarò grande? Non lo indovinerei mai, Bisù. Cosa? Il giardiniere! E forse la signora talpa mi aiuterà a scavare! Formeremo una squadra, proprio come me e il nonno!
A quanto pare anche la tua amica è d'accordo. Ecco qua, Puck. Il mio capo verrà a cena da noi stasera, per cui assicurati che sia tutto in ordine. Stasera? Oh, bisognerà che pulisca il giardino allora. Devo spazzare le foglie e raccogliere le pigne cadute. Grazie. Se il tempo sarà bello, servirò della limonata in giardino. Uscirai prima dal lavoro? No, purtroppo non posso. Farò la spesa per la cena tornando a casa. Spero solo di riuscire a fare tutto in tempo. Ti aiuto io. Che cosa ne dici di appendere i tuoi quadri in soggiorno? Il mio capo ama l'arte. Bene, metterai più belli. E io ti aiuterò ad appenderli. Grazie, Bisù. Faranno una buona impressione. Più a destra, nonno. Com'è, così? Sì, perfetto. No, Puck, non è un trespolo. Puck. Ciao! Ciao, Zu. Cosa stai facendo? Stiamo abbellendo la casa. Il capo della mamma verrà da noi stasera. È una cosa importante, allora. Posso aiutarti? Sì, che bello! Oh, caspita! Abbiamo appeso tutti i quadri qui. Non ne abbiamo più da mettere in giardino. Vorresti allestire anche il giardino? Certo! Il capo della mamma è un'appassionata d'arte. Sono davvero curioso di ammirare quello che vi inventerete. Vado a vedere in cucina se trovo qualcosa di interessante. Io vado a prendere i miei colori. Nonna, me li puoi prestare? Prendi pure, Su. Non mi servono più. Ma cosa vuoi farne? Voglio decorare il giardino. La mamma ha detto che vorrebbe che lo abbellissi. Oh! Vuoi anche questi cucchiai di plastica? Sì, mi piacciono. Grazie, nonna. Cosa potremmo fare ora con questi? Direi che potremmo iniziare colorando i nostri oggetti. Buona idea! Dove potremmo metterla? Vediamo. Secondo te cosa ne farebbe un artista vero? Cosa vuoi dire, Su? Ecco dove va! Buona idea! Ogni oggetto avrà il suo posto. Sarà divertente farlo. È bellissimo! Manca ancora qualcosa. Mi è venuta un'idea, ma è meglio fare in fretta. Tra poco arriva la mamma. Oh! Mamma, cosa ne pensi? Ma che cosa ci fa tutta questa immondizia in giardino? Sono le decorazioni. Noi abbiamo abbellito la casa e il giardino e... Oh, Su! Sono sicura che a te piacciono, ma le tue decorazioni sono... Come posso spiegarti? Ti piacerebbe di più se togliessi le bottiglie? Non credo che sarebbe sufficiente. Il giardino sembra trascurato. Non farò mai in tempo a pulirlo prima che arrivi il mio capo. Ti aiuteremo! Sarà qui fra pochissimo. E io non ho ancora fatto la spesa. E poi devo cucinare. È meglio che annulli tutto. Non farlo. Metterò a posto io. Tornerà come prima. Promesso. E io ti aiuterò. Forse potrebbero andare a fare la spesa papà o la nonna. Buona idea. Vado a chiedere.
non le sono piaciute le decorazioni. Oh. Mamma, mamma! Cosa c'è, piccoli? Abbiamo causato un piccolo problema alla mia mamma. Non pensavo che decorare un giardino fosse così difficile. Avete decorato il giardino? Oh, sono sicura che sarà venuto grazioso. No, per niente. Alla mia mamma non è piaciuto. Forse è solo perché non avete molta esperienza. Lo volete un aiuto? Sì, certo. Grazie, mamma. E questa volta cercheremo di pensare un po' meglio a quello che faremo. Siamo tornati? Abbiamo preso tutto il necessario. Ah, io aiuterò Elsie e Su a decorare il vostro giardino. Oh, grazie, molto gentile. Dobbiamo sbrigarci, ci rimane poco tempo. Non preoccupatevi, vi aiuterò anch'io a rimettere a posto. E io e la mamma penseremo alla cena. Beh, certamente avete dato un po' troppo libero sfogo alla vostra creatività. Pensavamo fosse artistico. Capisco. L'arte nell'ambiente viene chiamata land art e non consiste nel fare semplicemente ciò che ti senti. C'è sempre un'idea dietro l'opera d'arte. Vuoi dire come quando scrivi un tema? Proprio così, Elsie. Prima di tutto devi avere un progetto in testa. Forse potreste pensare a un tema speciale. Il giardino è un buon posto per iniziare. Per esempio, che idee vi suggeriscono quelle foglie e le pigne? Provengono dalla natura. La natura, sì, molto bene. Ora pensiamo alle vostre decorazioni. Devono essere armonizzate con l'ambiente circostante per far emergere la sua bellezza, usando cose naturali come le pigne e le foglie. E le noccioline? Ottima idea, Su. Oh, prendile pure, ne ho comprate troppe. Grazie. Oh, abbiamo tutto ciò che ci serve. Forza, ora dobbiamo pensare a come mettere in ordine il più in fretta possibile. Teniamo. Non sono naturali. Sì, hai ragione. Ma si possono sfruttare per fare delle cornici. Puoi tagliare i colli delle bottiglie e mettere un filo per poterle appendere? Credo di sì. Nel mio garage ho tutto quello che serve. Ora direi di ridipingere questi sassi con dei motivi. Ottimo. Ecco, usate questi colori, sono più tenui. Oh sì, sono stupendi così. Guarda, anche Poc è un artista. Puoi unire le foglie e fare una collana? Credo di sì. Tieni, fa dei buchi con questa quando hai finito. Ora deve soltanto cuocere. E grazie per il prezioso aiuto. Oh, non c'è niente di più bello del lavoro di squadra. Spero che il giardino sia pulito ora. Oh! Oh no, nemmeno così ti piace. Non mi piace. Su, è un lavoro a regola d'arte. Bravissimo. È stupendo, veramente artistico. Ha chiamato il tuo capo. Ha detto che ha problemi di lavoro. Ha chiesto scusa e ha detto se è possibile rimandare la cena a domani. Cosa? Beh, non vedo perché no. Queste stupende decorazioni possono resistere fino a domani. Perché non facciamo un picnic in giardino? Vuoi unirti a noi? È un'idea meravigliosa. Mi piacerebbe molto. Non capita tutti i giorni di avere la fortuna di mangiare in mezzo a delle opere d'arte. Sì! Sì!
Papà, papà! Eh? Questa è Dora, il girasole della classe. La maestra mi ha chiesto di prendermene cura questo fine settimana. È carina, vero? Ben arrivata, Dora. Complimenti, Su. È bellissima. Devo farla conoscere a tutti. Mamma, nonna, bisnonnina. Nonno, guarda qui. Dora rimarrà con noi tutto il fine settimana. Oh, sono molto lieto di fare la tua conoscenza, Dora. Come stai? Senti, ho quasi finito di costruire questo sgabello. Pensi che piacerà a Dora? Mm. Potrei dipingerlo verde e giallo per lei. È proprio della sua taglia. Vedrai che starei comodissima, Dora. Grazie mille, nonno. La maestra mi ha detto di assicurarmi che Dora sia sempre al sole, ma mai esposta al vento. Mm-hmm. Qui, troppa ombra. Qui, troppo vento. Qui non c'è una bella veduta. Beh, che ne pensi di questo posto? È al sole, ma è anche protetto e c'è una bella vista su tutto il giardino. Questo posto sta guardando verso il sole. Significa che è felice. Oh, ma guarda il suo vaso. Ho visto, è rovinato e un po' scheggiato. Comunque va ancora bene, il vaso non è rotto. Su. Sì. Giochiamo. Perché non vai a giocare con Elsie? Sono sicuro che Dora starà bene. Adesso vado a giocare con Elsie, ma non preoccuparti. Rimarremo qui intorno, così potrai vederci. Elsie! Forza, Elsie! Prova a prendere questo! Oh no! Tutto bene! Ops! Oh, Elsie non voleva farti del male! È stato un incidente! Ferita. Sono un po' spaventata. Uno, due, tre, quattro, cinque. Arrivo, pronto o no? È una nuvoletta passeggera. Il sole tornerà presto, presto. Su, devi nasconderti. Adesso tocca a te contare. Vado a nascondermi. Non possiamo giocare se devi sempre stare con Dora. Sai, è la prima volta che esce dall'aula. Tutto è nuovo e strano per lei. Ha bisogno di molta cura e di molti abbracci. Non ci avevo pensato. Bisù, a tavola! Anch'io devo andare. Ciao, Su. Ciao, Dora. Ciao, Elsie! Che Dora sia più grande dopo tutta una mattina al sole? Potrebbe essere un po' più grande. Puoi controllare con il nonno dopo pranzo. Ti stai occupando di lei molto bene. Nonno, ho
Oggi pomeriggio puoi accompagnarmi al negozio del signor Zoe. Vorrei comprare un vasetto nuovo per Dora. È una sorpresa. Oh, ma che bella idea che hai avuto. Dora, sei diventata grande ormai. Ora puoi rimanere anche da sola, mentre vado a fare la spesa con il nonno. Non ci metteremo tanto. Ciao, Dora! Tornerò presto! Buongiorno, signor Zoe. Ah, dei vasetti per i fiori? Vasetti carini! Vedo che stai cercando qualcosa di particolare. È per Dora. È il mio girasole. Che te ne sembra di questo? Non lo so. Non ne ha qualche altro tipo? Fammi vedere. Ce ne sarà uno che piaccia a Dora, secondo te? Deciditi, su, il signor Zoe sta aspettando. Tu che ne dici, Puck? So che cosa piacerebbe a Dora. Un vasetto con tanti piccoli girasoli. Mi dispiace, su, questi sono tutti i vasetti che ho. Per mille strisce! Ho trovato! Puoi decorarlo tu! Adesivi! Perfetto! Adora piacerà tantissimo! Mi può fare un pacchetto con della bella carta? Per favore, sbrigati, nonno! Dora sta aspettando! Su, sei tornato! Giusto in tempo per aiutarmi in cucina. Però, mamma, prima posso dare il regalo a Dora? Per favore! Sono sicura che Dora può aspettare. Come posso fare pace con te, Dora? Oh, lo so! Aspetta! Con il succo di frutta? Me lo chiedo anch'io. Oh, dimmi che sarai di nuovo mia amica. Non te la prendere, su. Dora non ha niente. Sta solo dormendo. Tutti i girasoli abbassano la testa la notte. Ne sei sicuro? Domani mattina, appena il sole brillerà di nuovo, Dora alzerà la testa e sarà molto felice di trovare la tua sorpresa. Non farti mordere dalla mosca verde! Vieni adesso. È ora di dormire anche per te. Papà? Sì? Papà! La signora Zeberia mi ha dato una stella d'oro per essermi preso cura di Dora molto bene! E mi ha anche promesso che presto potrò occuparmene ancora!
campione del mondo! Sono il pilota più veloce! No, sono io il campione delle corse! Aspetta, io sono... il campione delle corse dell'universo! Ciao, Zu! Ciao, Zack! Ciao, Ozzy! Guardate che cosa ho con me! Oh, è un regalo! No, è una scatola misteriosa! Wow, una scatola misteriosa! Cos'è una scatola misteriosa? È una sorpresa! Quindi, che c'è dentro? Oh, ti prego, ce lo dici, Elsie! No, è una sorpresa! Fantastico! Io adoro le sorprese! Allora, sorprendici! Che cosa c'è dentro? Dovete indovinarlo! Sul serio? Sì, avete 10 tentativi. Solo se non ce la farete al decimo ve la mostrerò, d'accordo? Oh, beh, d'accordo. Vediamo... è un giocattolo? No, non è un giocattolo. Lo so, è un mostro di fango del pianeta Garg! Smettetela! State spaventando Pock! Oh? Ops, scusa, Pock! Allora è... È ora di andare! Vengo, mamma! Devo scappare! Ti va di fare un'altra gara? Va bene! Questa volta ti batterò, vedrai! Che c'è, Pock? Oh? Hai visto? Elsie ha dimenticato la sua scatola! Oh, sì! Sarà meglio che la curiamo noi! Senti se fa qualche rumore! Giusto! Ehi, ho sentito qualcosa! Sei sicuro? Sì! Oh, che cosa vedi? Vedo... Niente, i buchi sono troppo piccoli! Lascia da un'occhiata io! No! Elsie ha detto che possiamo aprirla solo dopo il decimo tentativo! Oh, cosa abbiamo combinato? Oh! Si è strappata! Scusa! Dobbiamo ripararla prima che torni! Incolliamo le due parti strappate! Così Elsie non si accorgerà che si è rotta! Non sono sicuro! Prima o poi se ne accorgerà! Ehi, il nonno! Lui sa cosa fare! Sì! Nonno! Nonno! Ciao, piccoli! Che bella scatola! E di chi è? È tua, Zack? No, è di Elsie! La stavamo accudendo per lei e poi, senza accorgercene, si è un po' rotta. Non potevamo aprirla. Cercavamo di capire cosa ci fosse dentro. Puoi ripararla prima che torni, Elsie? Ti prego, nonno. Per favore. Fatemi controllare bene. Sì, è rotta. Ma non in modo grave. Comunque, io penso sia meglio che lo confessiate a Elsie. Se sarete sinceri, sono sicuro che vi perdonerà. Nel frattempo, diamoci da fare. Forse ho qualcosa di speciale per ripararla. Un nastro invisibile. Un nastro invisibile? Allora, vediamo dove posso averlo messo. Io non trovo niente. Nemmeno io. Nonno, se il nastro è invisibile, come facciamo a vederlo?
Non ricordavo più di averla. Ta-da! Con questa lo troveremo. Forte! Fantastico! Una bacchetta magica! Sì, e ho bisogno di due assistenti. Io sono bravissimo come assistente. E anch'io. Benissimo. Ora cerchiamo il nastro invisibile. E adesso, signore e signori, preparatevi al trucco più sorprendente di tutto il secolo. Nonno il mago e i suoi due inseparabili assistenti vi mostreranno la sorprendente apparizione del nastro invisibile. Zack, reggi tu la scatola misteriosa, per favore. Mentre tu, Zoo, devi agitare misteriosamente questa bacchetta magica. Abracadabra! Ben fatto, Zoo! Ed ora ecco qua. Ta-da! Il nastro! Forte! Grazie a te, grazie a te e grazie anche a te. E ora passiamo alla riparazione della scatola. Ecco fatto. La scatola misteriosa di Elsie è come nuova. Oh, grazie mille, nonno. Questa è una vera magia. Non sono un mago. Bastava un po' di nastro invisibile. Serve a far sparire lo strappo. Zoo! Oh, eccoti qua. È un po' che ti sto cercando. La nonna ha preparato i biscotti. Li volete assaggiare? Sì, volentieri! È meglio che mi muova prima che spariscano anche i biscotti. Grazie. Vado io. Ciao, Elsie. Favorisci un biscotto? Oh, sì, grazie. Zoo, per caso ho lasciato la mia scatola nel tuo giardino? Sì. Ecco, è qua. Elsie, ti devo confessare una cosa. Non l'avrai aperta? No, perché mancavano ancora 8 tentativi. Ma credendo di aver sentito qualcosa dentro, noi... abbiamo provato a sbirciare. Ma non abbiamo visto niente, lo giuro. Insomma, è finita che... abbiamo fatto un piccolo strappo. Però l'abbiamo riparato. Ci ha aiutati il nonno di Zoo. Oh, non fa niente. L'importante era non aprirla. È ancora una sorpresa. Allora possiamo continuare ad indovinare? No, non riesco ad aspettare. Venite. Guardate. Forte! Sono bellissime! Sì, sono luminose come le stelle! È proprio una scatola magica! Sono lucciole! Non ho voluto mostrarvele finora, perché luccicano solo di notte! Forte! Wow! Incantevoli. Avevi parlato di una sorpresa. Infatti lo è. È la cosa più sorprendente del mondo. Bevi, piccola felce. Non devi soffrire la sete.
Elsie tornerà domani dalle vacanze e non vorrei che pensasse che non mi sono occupato di te. Sì, Pock, anche tu hai aiutato. Ma guarda, la piantina di Elsie sembra in piena salute. Nemmeno lei avrebbe saputo curarla meglio. Allora, cosa facciamo oggi? Dicono che sarà una giornata molto calda. Che ne dici di andare al parco? Sì, grandioso! Forza, Pock! Vediamo se la felce di Elsie è cresciuta bene da ieri. Oh no! È appassita! Oh. Buongiorno, Su! Oh cielo! Cos'è successo alla felce? Non lo so, nonno! Stava bene fino a ieri. E Elsie tornerà nel pomeriggio. Cosa le dirò, nonno? Non lo so. Mi spiace, ma non credo ci sia nulla da fare. Credo che la cosa migliore sia prendere a Elsie un'altra pianta. Ma non sarà la stessa cosa, nonno? No, è vero, ma forse la consolerà. Forza, vediamo se c'è qualcosa in giardino. Magari troviamo un'altra felce. Va bene, nonno. Sì, Pock, è molto graziosa, ma è un po' troppo grande. Potrei prendere un germoglio di questa, ma sono piante che nel vaso soffrono. Hanno bisogno di molto spazio. Forse una rosa. A Elsie piacciono gialle. Fermo, Su! Le sue spine pungono. Forse il signor Zoe ha delle piante meno pericolose da regalare. Buona idea, Su. Andiamo a vedere. Queste sono carine. I cactus sono davvero graziosi, ma hanno delle spine molto pungenti. Non credo che vadano bene per Elsie, nonno. Lo credo anch'io. Sei particolarmente attratto dalle piante spinose, Su. Non credo che ci sia qualcosa di adatto per Elsie. Forse potremmo cercare dallo zio Xavier. Buona idea, Su. Grazie lo stesso, signor Zoe. Arrivederci. Buona fortuna. Grande, vero, zia Zelda? Sì, e molto anche. Si chiama albero del pane ed è ancora giovane. Diventerà molto più grande di come adesso. Wow! Infatti, se stai cercando una pianta di dimensioni più ridotte, che ne dici di queste? Sono dei bonsai. Vanno molto ultimamente. Sono molto belle, zia Zelda. Ma io voglio soltanto una piantina, non un albero intero. Stiamo cercando qualcosa di piccolo e semplice da accudire. Beh, ci sarebbe questa, allora. È qui per bellezza, non è in vendita. Potreste trapiantarne una parte. Oh, credo che a Elsie piacerà. Ecco qua, Su. Grazie, zia Zelda. Sono felice di averti aiutato. Beh, ne avrai bisogno anche di un vaso, no? Ci hanno appena consegnato dei nuovi articoli. Che ne dici di questo? A Elsie piacerà, è molto carino. Grazie, nonno. Bentornata a casa, Elsie. Spero che le vacanze siano andate bene e ti sia divertita. Perfetto. Beh, sono sicuro che a Elsie il regalo piacerà. Lo scopriremo subito. Devono essere loro. Credo proprio di sì.
Le mie preferite. Per me non c'è frutta più buona delle fragole fresche. Le ho raccolte questa mattina. Ti ho portato un regalo, Su. Oh, un puzzle rompicapo. Grazie, Elsie. È veramente difficile. Tu ami i giochi intelligenti. Allora, come sta la mia felce, Su? È cresciuta? Oh, non molto. Non so come dirglielo. E mi ha fatto anche un regalo. Andrà tutto bene, Su. Basta dirglielo. Ti ho scritto un biglietto. Per me? Bentornata a casa, Elsie. Spero che le vacanze siano andate bene. Grazie, Su. Che vacanze! Ma è bello essere tornata. Sì, è vero. Io, ecco, ti ridò la felce. Oh, ma non ho ancora visto le foto delle vacanze. Ne hai fatte tante? Ne ho scattate tantissime. Sono bellissime. Ti sei divertita, a quanto pare? Sì, molto. Dobbiamo andare adesso. Abbiamo ancora le valigie da disfare. Certo, mamma. Posso avere la mia felce, Su? Sai che... Oh. Che cosa c'è? La tua felce, purtroppo, è... No, Su, che cosa le è successo? Credevo che me l'avresti curata. E l'ho fatto, Elsie, tutti i giorni. L'ho bagnata e ho fatto in modo che prendesse sempre la luce. Io non so cos'è accaduto. Mi spiace tanto, Elsie. Ieri stava benissimo. Sì, è vero. E poi questa mattina... Scusami, Elsie. Sono sicura che sei stato attento alla mia felce, però... È colpa mia. Così ti ho preso una cosa. Spero ti faccia sentire meglio. Ecco qua. Ti ringrazio. Oh, è una piantina da interni molto graziosa, Su. Non è vero, Elsie? Sì, è carina, Su. Grazie. C'è voluto un po' di tempo per sceglierla. C'è anche il vaso. È una pianta molto diversa dalla mia felce, Su. Ma grazie mille per il pensiero. È il meglio che ho trovato. E ora che ne dite di una buona limonata fresca fatta in casa? Sì, volentieri. Io vorrei soltanto un bicchiere d'acqua, grazie. E poi dobbiamo proprio andare, è tardi. Un bicchiere d'acqua e della limonata vi rimetteranno a posto. Ti aiuto, nonno. Oh, forse la felce si è ammalata per la tua mancanza, Elsie. Non credo sia per questo. Strano, si è completamente seccata. La tua limonata. Grazie. Ed ecco la tua acquasina. No! Oh, scusa tanto, Zina. Guardate! Oh, la mia felce ha ripreso vita! Oh, è meraviglioso! Non è incredibile? Ma era tutta appassita. Come ha fatto a ritornare in vita così in fretta? Già, è molto strano. A meno che... Sapete, ho letto da qualche parte di una felce simile. Diamo un'occhiata al tablet. Forse troviamo delle informazioni. Oh, usiamo il mio. Grazie. Allora, vediamo. Felce... Eccola! Quella è la felce di Elsie. Infatti... è chiamata pianta della resurrezione. Qui c'è scritto che questa felce, quando fa troppo caldo o ha sete, risparmia i liquidi chiudendo le sue foglie. E sembra morta. Insomma, la mia felce è sempre stata bene. Aveva solo sete. Sì. Ieri è stata vicino alla finestra del soggiorno. Ed era una giornata con molto sole, ricordi, nonno? I raggi l'avranno scaldata troppo. Hai ragione, Su. Così ha chiuso le foglie per risparmiare acqua. E pensavamo fosse morta. Lo sapevo che l'avresti curata bene. Sai una cosa? Perché non tieni questa pianta? Io terrò la mia felce. E io posso mangiare delle altre fragole, se non vi dispiace. Anche Poc ne vuole una.
Nessuno sfugge alla forza della potente nave spaziale Spargan. Abbassati, fuoco in arrivo. Piano. Aha, Pock, ti stai nascondendo dietro un campo di forza zebroide, vero? Zu, quando avrai finito, mi aiuteresti a piantare i semi delle verdure in giardino? No, grazie, papà. A noi Spargan non piacciono le verdure. Vado io? Zelda! Zinnia! Entrate! È Zinnia! Nascondiamoci! Vado a prendere la borsa e andiamo subito a fare compere. E Zu dov'è? Vorrei mostrargli i miei nuovi passi di danza! Punta e stendi, punta e piega! Punta e stendi, punta e piega! Sono sicura che a Zu piacerebbe molto vedere i tuoi passi di danza, Zinnia. Ma temo che non sia... Oh, sì! Eccolo qui! Zu! Oh! Ciao, ciao, zia Zelda! Facciamo il giro dei negozi, Zu! Ti va di venire? È così divertente fare compere, vero, mammina? Sì, tesoro! No, io ho detto che avrei aiutato papà a piantare dei semi in giardino. Mi dispiace. Bene, Zinnia. Magari preferisci rimanere qui e piantare i semi con Zu? No! Non mi voglio sporcare! Voglio andare a fare compere! Va bene, tesoro. Ecco fatto. È quasi pronto per mettere i semi. Ma prima dobbiamo fare dei buchi nella terra. Per favore, mi porti i semi, Zu? Oh, non c'è fretta, Zu! Preoccuparti, vado dal signor Zoe a comprarne degli altri. Intanto tu vai a pulirti. Oh, sì. E si fa il silenzio mentre il temerario paperino Gino si prepara per il record del mondo di immersione delle papere. Un quadruplo, triplo, salto di dorso da 5 triliardi di metri! Quack! Sì! Ce l'ha fatta! E la folla diventa sfrenata! Sì! Va tutto bene qui? Oh, ciao nonno! Sì, Gino ha appena superato il record del mondo e io adesso devo pulirmi. Sai, stavo aiutando papà in giardino e mi sono un po' sporcato. Già, i giardini possono sporcare una zebra. È tutta colpa degli uccelli. Gli uccelli? Quali uccelli? Quelli che hanno mangiato tutti i semi. Avevamo piantato i semi delle verdure, ma sono arrivati gli uccelli e li hanno mangiati. Ricominciamo con gli uccelli. Sai cosa ti serve? Uno spaventapasseri. Uno spaventapasseri? Bella idea! Nonno, cos'è uno spaventapasseri? È una specie di grande pupazzo impagliato e vestito che si mette nei campi per spaventare gli uccelli. Bello! Però dove ne troviamo uno? Oh, lo facciamo noi! Sì! Come? Vieni con me. Allora, adesso abbiamo bisogno di qualche bastone robusto. Come questi? Niente di meglio, e anche di un po' di corda. Ecco, adesso cosa possiamo prendere per vestire il nostro spaventapasseri? Mm.
Ah, eccola, la giusta casacca per il più elegante spaventapasseri del mondo. E i pantaloni! Guarda questo cappello! Prendilo, dovrebbe andar bene. Ah, certo, dovrebbe spaventarli e farli scappare. Funzionerà quando l'avremo finito, vero nonno? Oh, non c'è dubbio che funzionerà, ma ora ci serve un sacco e qualcosa per riempirlo. Ecco, questa di sicuro spaventerà gli uccelli. Tu che ne pensi, nonno? Oh! Se non è sufficiente questo, non so cosa potrebbe esserlo. Oh, nonno! Pa, vieni un po' a vedere. Pa, dove sei finito, Pa? Scusa, Poc. Stai tranquillo, Poc. È solo uno spaventapasseri. Adesso possiamo anche chiamarlo uno spaventapoc. Bene, almeno sappiamo che funziona. Non ci resta che trovare il posto migliore dove metterlo. Oh no, non dovete! Oh! Oh! Su, sei tu? Sì, io e il mio spaventapasseri! Se non spaventi tu gli uccelli, non li spaventerà nessuno. Dov'è Su? Voglio fargli vedere la mia nuova bambola. Si chiama Silvia. Oh, pensavo di trovarlo qui in casa, ma forse sta giocando in giardino. Bisù! Sono in giardino! Sì, come pensavo. È proprio in giardino. Oh, che bello! Vieni, Silvia, andiamo a cercarlo, così giochiamo alle principesse. Io sarò la regina, tu sarai la principessa e Su potrà essere il nostro fedele. Cosa succede? Lì fuori c'è un grandissimo mostro che fa paura! Su, cosa sta succedendo? Zinnia si è spaventata. Oh, è uno spaventapasseri! Uno spaventapasseri? Sì, Su e io lo abbiamo fatto per impedire agli uccelli di mangiare i semi delle verdure. Ma per carità, che cosa ridicola! Povera Zinnia! Vieni, tesoro, è ora di tornare a casa. E Silvia si è sporcata tutta! Mi dispiace, non volevo spaventare nessuno. Lo so. Solo gli uccelli. Ma un po' di paura l'ha fatta anche a me. Eh sì, è uno spaventapasseri piuttosto spaventoso. Ma mai tanto spaventoso quanto me! Ah!